Mister, si è appena conclusa la partita di play-out tra Albese e Cavour. Siete usciti sconfitti, vi bastava la vittoria o il pareggio. Purtroppo la partita è andata ai supplementari e ha girato contro, possiamo dire. È l'emblema dell'annata dell'Albese di quest'anno. Dobbiamo accettare questa retrocessione che brucia perché nonostante tutto eravamo riusciti ad arrivare a giocarcela in casa. Il calcio è così, abbiamo avuto tutti questi ragazzini che anche oggi hanno messo l'anima, quindi sotto un certo punto di vista non ho niente di ansia. Sono ragazzi che vedere la loro reazione avrebbero meritato di salvarsi, però d'altronde il calcio è questo, lo conosciamo. Come giudica la prestazione della squadra oggi? Ma una partita del genere era condizionata, tutti questi ragazzini, la tensione comunque non è che gli ha permesso di esprimersi come possono fare, però è normale. Eravamo stati bravi a riprenderla subito e poi dopo il calcio è così. Un episodio, il momento che un ragazzino era fuori, non aveva fatto il cambio, calcio d'angolo, ho subito preso gol. Micidiale. Ecco, siete andati sotto subito, l'avete ripresa come ha detto. Sì. Siete stati molto bravi in difesa, è mancato qualcosa davanti da concretizzare? Speravate di portarla al pareggio fino alla A fine? un certo punto, finiti i tempi regolamentari, la fatica si è fatta sentire. Ovviamente anche sotto l'aspetto di vista del morale, bastandoci il pareggio, è chiaro che tendenzialmente un pochino siamo stati più indietro, siamo abbassati un po', hanno avuto queste occasioni sulle palle native, su una delle quali ci hanno castigato. Poi dopo. E poi la partita si è trascinata tra la nostra disperazione e il loro entusiasmo fino alla fine, è finita così. Verso gli ultimi minuti di gioco, un episodio dubbioso in area. E lì sono cose che le vediamo dappertutto. L'arbitro ha reputato che non era rigore, non ha fischiato. Basta, ci vuole niente, è un attimo. Cosa si aspetta ora? Ma niente, ci aspettiamo. È stata un'annata tribolata che adesso non è sicuramente questo il momento di valutare con serenità. Rimane il fatto che la gloriosa Albese è retrocessa, è tornata in promozione e l'unica cosa è prenderne atto, capire dove si è sbagliato per ripartire se c'è la voglia e l'entusiasmo di rifarlo, partendo dalla promozione.